chi tanto e chi niente, che a volte non sa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e lo fa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che ama la gente, sicura che niente insieme ci fermerà. Gente magnifica, gente di questa città. Ci sta tutta la magnifica gente, c'è chi aiuta in cambio non chiede niente. Siamo tutta la magnifica gente di questa città. Gente magnifica gente, vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica gente di questa. Carissime amiche e amici, dopo aver sentitamente ringraziato l'emittente Televallo che oggi mi sta dando l'opportunità di salutarvi con speciale calore, in occasione delle feste natalizie di fine e di nuovo anno mi viene spontaneo dire che per tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere in questa città con grande passione, il Natale è il momento comunque in cui sottolineare l'importanza della famiglia e di tutti gli amici del cuore. Ed è proprio con la mia famiglia, con gli amici cari e con tutti i figli di questa città che oggi inizia un sogno, una grande impresa che, come tutte le grandi imprese, deve necessariamente partire dalla fede. Un'impresa che ci darà, camminando fianco a fianco, la forza di superare gli ostacoli, le incomprensioni, le invidie e gli interessi meschini di chi ha utilizzato la nostra città solo a fini personali. E pertanto, eccomi qua, dinanzi a voi, io, Vito Torrente, che inizia da uomo, sì, perché cominciare a lavorare a soli 12 anni significa non essere mai stato un ragazzo, significa partire da quell'uomo che un po' per fortuna, un po' forse per capacità, si trova oggi ad essere un imprenditore. Oggi sento una grande voglia di contribuire ad un'idea progettuale per il rilancio della nostra città, che tanto ci ha dato, ma che da noi tanto ancora deve ricevere. Nei giorni a venire tante parole saranno dette a soli scopi propagandistici. Per quanto mi riguarda, vi dico che il mio sarà un impegno costante e infaticabile ed io sarò vicino al mio territorio e alla mia gente, paziente, ascoltatore come nella mia natura, e mi dedicherò insieme a tutti voi a cercare di risolvere i problemi dei cittadini mazzaresi e del territorio, ponendo particolare attenzione alla comunicazione, alla trasparenza e all'aspetto della vita sociale. Non oso pensare come possano trovarsi oggi ad essere confinati ai margini della storia cittadini tra cui anche pescatori, agricoltori, artigiani e commercianti che per secoli hanno rappresentato con sudore, sacrificio e onestà l'orgoglio e la fierezza di questa mazzara. Che Natale è questo se chi ci governa non riesce a aiutare la gente in difficoltà e non sa darci un minimo di conforto? La mia è una scelta di impegno a cui non voglio rinunciare in quanto sono un figlio di Mazzara. Ho conosciuto un recente passato in cui la vita del paese era condita da una predisposizione all'incontro comunitario e da uno spirito di solidarietà fra le persone. Era il cittadino al centro dell'attenzione. L'allegria e la voglia di stare insieme senza divisione di colore politico deve tornare
ad essere il motivo che ci fa combattere tenacemente la pesante crisi economica che attanaglia ormai da diversi, da troppi anni, la nostra città. Ritengo che amministrare un comune sia prima di tutto un dovere civico e morale, piuttosto che un privilegio. E per questo motivo, fugando ogni eventuale strumentalizzazione propagandistica, ho fatto la personale scelta di dedicare, qualora lo riteniate opportuno, il mio tempo al governo del paese con rispetto ed umiltà. Con questo spirito, assieme alla magnifica gente di questa città e con quanti ci vorranno aiutare in questo difficile cammino, lavoreremo a tale progetto con l'obiettivo di riportare Mazara e soprattutto i mazaresi agli splendori e alla centralità culturale, economica e territoriale del passato, che dia lustro alla nostra comunità. Ognuno nella città che ho in mente deve essere messo in condizioni di poter dare il proprio contributo e allo stesso tempo di non essere abbandonato a se stesso. È per questo che istituirò, una volta eletto, un assessorato alla qualità della vita. Adesso vi lascio, ma non prima di avervi letto una riflessione di un giovane studente mazarese, recapitatami l'estate scorsa. Una riflessione post-diploma. È arrivato il gran giorno. Mi ritrovo qui con gioia e realizzazione per aver portato a termine il mio percorso di studio, ma con tanta paura per quello che mi aspetta. Ho lasciato alle spalle ormai la tensione degli esami di maturità, non sapendo che mi aspettassero momenti di maggiore tensione. Il tempo scorre, passo le mie giornate tra annunci di giornale e bandi di concorsi nel web, ma sono ancora al punto di partenza, università o lavoro? Questo dubbio mi attanaglia. Qual è davvero il mio futuro adesso? Oggi ho trovato quello che potrebbe essere il mio futuro, l'università, tanti i chilometri che mi separerebbero dalla mia città. C'è da fare una scelta. Il problema è imboccare quella giusta, prendere una decisione sapendo di non poter tornare indietro facilmente. Mi mette spalle al muro, non mi dà la forza di scegliere. La domanda che mi pongo oggi è questa: Mazara, conosciuta in tutto il mondo e valorizzata dal territorio circostante, perché non è in grado di offrirmi qualcosa che possa farmi restare qui anziché trovare altrove strutture o impieghi che valorizzino i miei sacrifici? Perché donare i sacrifici di una vita ad un altro paese solo perché il mio non mi dà i giusti mezzi per realizzarmi? Qua ci sono le mie radici. Caro ragazzo, non saprei trovare metafora migliore se non quella di un ulivo secolare sradicato e ripiantato in un terreno che non gli appartiene. Cosa succede? L'ulivo resterà e attecchirà con il tempo le sue radici al nuovo terreno, ma non sarà mai in grado di dare i frutti che avrebbe potuto dare se avesse continuato la sua vita nel terreno in cui è nato. È con immenso piacere che annuncio il punto primo del mio programma elettorale: permettere a tutti i costi che i nostri figli possano mettere definitivamente radici nella nostra amata città. Per questo vi ringrazio anticipatamente del sostegno che vorrete accordarmi. Buone feste, buon cammino a tutti voi e a tutti noi. Gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e lo fa.
vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che vede, che sente, che lotta da sempre, sempre con onestà. Gente magnifica, gente di questa città. Ci sta tutta la magnifica gente, c'è chi aiuta, in cambio non chiede niente. Siamo tutta la magnifica gente di questa città. Gente, magnifica gente, sicura che niente adesso ci fermerà. Gente magnifica, gente di questa città. Gente magnifica, gente, magnifica gente, magnifica gente.